Le persone hanno bisogno di qualcuno di cui potersi fidare, ma questi riferimenti sono pochi. Chi è bravo a costruire difficilmente è bravo anche a gestire. Perché? Perché se non gestisci spacchi, non nasciamo completi. Noi nasciamo più orientati in una direzione piuttosto che in un'altra. Siamo in una fase di confusione totale. Confusione, la parola confusione deriva dal latino fusione con, c'è un vecchio e un nuovo che si mescolano, c'è un online e un offline che si mescolano, gestire l'emotività, perché è uno dei grandi nemici della gestione dell'organizzazione e tante volte l'emotività ci frega. Tante volte l'emotività ci frega perché io ho visto seriamente persone in realtà costruire in mesi, in anni di lavoro e distruggere in pochi secondi. Vuoi gestire e organizzare qualcuno? Devi riconoscere i punti di forza di quella persona. Devi riconoscere in che modo può fare differenza, come può contribuire. E ognuno di noi ha i propri. C'è chi ha la simpatia, c'è chi ha l'energia, c'è chi ha la precisione, c'è chi ha la pignoleria. C'è ognuno di noi, ognuno di voi. Perché purtroppo noi nasciamo da un'educazione che mette al centro la cultura dell'errore. Provate a immaginarvi invece che cosa accadrebbe per un ragazzino e anche che cosa accade a noi quando quel compito in classe ci torna pieno di segni rossi per tutte le cose che abbiamo fatto bene. Chiunque di voi sia diventato genitore lo sa come quando tu scopri che diventerai papà o mamma e quando poi lo diventi cambiano gli obiettivi della vita, cambiano le priorità. Fale oggi più che mai perché le persone stanno evolvendo, hanno più informazioni, spesso non hanno la capacità critica e vale per le aziende. Le aziende devono costruire un posto in cui la gente voglia stare. Pensateci, uno dei motivi per cui il network è meraviglioso, perché costruisce reti di persone che vogliono acquistare quel prodotto, che vogliono parlarne, perché quando scatta il voglio cambia tutto rispetto al devo.